Un'altra gara in casa, un altro cliché. Sì, oggi è bello, è stato bello perché tornare di fronte al nostro pubblico, farlo in questo modo con una partita la migliore finora. Bene, possiamo continuare, potevamo chiuderla prima, peccato per non averlo fatto perché poi nel finale soffri, rischi magari di ridare un'occasione all'avversario che può tornare appunto in partita, quindi siamo felici di aver ripreso dopo la falsa partenza di Fossombrone, di averlo fatto con 5 risultati utili consecutivi e con 3 vittorie di fila, quindi ora si festeggia e poi domenica ci sarà un'altra partita bellissima, quindi ci siamo. Ecco, dal punto di vista difensivo venivate dai 4 gol presi a Fossombrone, poi avete subito solo 2 reti. Cosa è cambiato dalla prima gara? Ma io credo che la partita di Fossombrone ci ha rimesso un po' i piedi per terra. Non che ci fosse la consapevolezza, e questo è un campionato difficile, ma sapevamo che nessuna occasione era buona per staccare la spina. Dovevamo rimanere sempre in partita. A Fossombrone, dopo il 2-1, abbiamo smesso di giocare, o meglio, siamo stati meno lucidi, meno concentrati, e poi qui rischi appunto di prendere il terzo, il quarto. Invece adesso abbiamo capito che la concentrazione del primo minuto deve essere la stessa dell'ultimo, quindi continuiamo così perché l'entusiasmo che stiamo creando ci deve aiutare a portare altri punti a nostro favore. E ora c'è il derby, come l'affronteremo? Sarà una bella partita, torna un derby dopo tanti anni e sarà bello, cercheremo ovviamente di vincere e arrivarci con 3 vittorie di fila ti dà la giusta forza, la giusta consapevolezza e noi dobbiamo sfruttare appunto, come dicevo prima, l'entusiasmo senza mai perdere di vista i nostri valori, perché appunto se abbiamo fatto 3 vittorie di fila è perché abbiamo fatto le cose giuste e abbiamo limato gli errori e abbiamo sfruttato quelle che sono le nostre forze, quindi dobbiamo continuare su questa strada e poi alla fine dell'anno vedremo quello che accadrà.